Ah, siamo con il professor Renato che ha terminato da pochissimo l'allenamento e il lavoro con la Sorifa di Andà, anzi non so effettivamente se l'ha terminato perché stava andando in palestra con la Sorifa, vero professore? Sì, ormai è il mio compagno di viaggio, di tutto, è un amico, un giocatore, è tutto. Ecco, noi ci eravamo visti a maggio e proprio a maggio a fine campionato parlammo di Sorifa di Andà. E professore, in quell'intervista disse: io credo ciecamente in quello che sarà il recupero di Salif e di Andà. Insomma, aveva ragione il professor Renostro. Ma non si tratta di avere chi ha sbagliato, chi ha ragione, ci credeva lui e ci ho creduto io, però sin da marzo, sin da quando abbiamo cominciato, e la soddisfazione sarà quando farà il primo minuto di gioco con la primavera, con la prima squadra. Comunque lui avrà raggiunto quell'obiettivo che ci eravamo messi a marzo, cioè quello di tornare ad essere un giocatore vero. Che tipo di lavoro sta svolgendo ora Salif? Diciamo che nella parte finale, cioè quella del rientro in campo, è nella parte forse più difficile, perché mentre prima c'era solo un aspetto mentale, coordinativo, adesso c'è anche l'aspetto della fatica, quindi dello stare in campo più tempo, di forzare e di faticare, quindi quello che lo porterà poi a fare la partita vera e propria. Ecco, come reagisce al lavoro che il professor Renostro insomma suggerisce e consiglia a Di Andà? Reagisce bene, perché sa che non le mando a dire, quindi per adesso, ma credo sarà anche così fino alla fine, mi seguirà sempre al 100%, perché sa che quello che dico a lui è per il suo bene, e siccome siamo diventati diciamo un'unica cosa, perché il suo obiettivo è il mio obiettivo, e quindi cercheremo di arrivare prima possibile. Lavorare da solo credo che comporti delle grandi difficoltà, no? Un conto con un giocatore lavorare in gruppo, un conto lavorare da soli. A suo avviso ha attraversato mai il momento di debolezza in cui magari ha mollato un pochino? No, sinceramente non ho mai visto mollare, perché diciamo siamo partiti dal punto più basso, cioè quello che nessuno gli stava dando speranza. E quindi è stato un crescendo, e a maggior ragione nel momento in cui ha visto che stava sempre meglio e stava recuperando, ci ha creduto sempre di più. Però lui sin dal principio è sempre stato uno che aveva ben presente il suo obiettivo, qual era, che era non quello di tornare a camminare, era quello di tornare ad essere un giocatore. Diciamo che all'inizio di agosto, se non vado errato, ha fatto un intervento al legamento. A giugno l'intervento al legamento, ci vorrebbero 6 mesi all'incirca per poter... Sì, diciamo che poi con l'infortunio che ha avuto molto particolare del nervo sciatico, stiamo cercando di prendere magari una settimana in più rispetto... Non ci corre dietro nessuno, certo. Quindi i tempi che avevo dato con lui a marzo, che sarebbe rientrato a dicembre, li mantengo. Poi ci sarà l'aspetto agonistico che farà il suo corso, però quello è una cosa di cui ci occuperemo più avanti. Ecco, da qui in poi come lavorerà Salif di Andà? Ma un po' alla volta cercherò di inserirlo in gruppo, lo sto già facendo, nel senso che fa tanti lavori con la squadra e saranno sempre di più, finché spero di non vederlo più, spero di vederlo solo in mezzo al gruppo e va con me, magari avere un aperitivo e basta. L'aspetto più difficile in questo momento qual è per Salif? L'aspetto psicologico, l'aspetto della condizione? L'aspetto del quello che ho detto prima, quello che adesso deve cominciare a faticare, adesso non deve più costruire quello che è stato il suo problema, di risolvere il problema fisico. Lui adesso deve ricostruire una condizione di atleta per essere un atleta competitivo, quindi diciamo adesso l'aspetto mentale più difficile è quello di, quando sono stanco, continuare ad andare avanti. Lui che dice? Che non mollerà mai, come il suo preparatore. Bene. Buon proseguimento a voi. Quest'opera di ricostruzione, ne approfittiamo per sentire un attimo anche un po' sono state settimane un po' dure, no? Lunghe,
piene di impegni, ravvicinati. Non è facile lavorare in queste condizioni. Qual è lo stato di salute? La squadra sta abbastanza bene e credo l'abbia dimostrato, anche perché ci sono state trasferte molto lunghe, dispendiose, un po' da tutti i punti di vista. Sta reagendo bene, sicuramente quello che mi sento di dire è che si è formato un ottimo gruppo e questo facilita di gran lunga le cose sia a livello tecnico-tattico che per quel che riguarda il mio lavoro. Quindi un gruppo coeso che lavora con entusiasmo e diciamo che sta seguendo tutti i dettami tattici, tecnici, fisici del mister e miei. Stasera hai concesso 3 giorni di riposo, approfittando di questa settimana sì. lunga, anche perché poi dopo fino al 10 di novembre mi sembra sì. Ci sia un altro tour de force. Sì. Quanto possono aver inciso questi 3 giorni e come la ritrovati al ritorno? Facevano bene a tutti, anche a noi stessi, anche a noi dello staff, perché insomma abbiamo fatto una lunga tirata e è stato giusto concedere, perché ogni tanto io sono che bisogna lavorare sempre, c'è anche il tempo per mollare e per rilassarsi. Bene, grazie e buon lavoro, sia con Salife che con la squadra. Grazie a voi altrettanto.